Finisce 1-1 questo big match, siete stati avanti per tutta la partita, è arrivato il gol nel finale, quanto rammarico, quanta amarezza c'è per questi due punti persi? Un bel po', anche perché peccato, soprattutto perché è una partita che dovevamo vincere per forza, per non far allungare le squadre. Le altre due avanti, Vittorio Baggese, però vabbè, peccato, c'è un grande rammarico, si andrà alla prossima partita. Ti faccio i complimenti, oggi hai parato davvero di tutto, solo nel gol finale sei stato scelto migliore in campo, hai provato davvero in tutti i modi a salvare questa vittoria contro il Vittorio. Non penso tanto a questo, cioè sì, bello, ok, però mi piaceva di più parare e vincere, sinceramente. Quindi vabbè. Venivate da due vittorie consecutive, come hai detto tu avete perso per così dire due punti per riavvicinarsi alle prime due, non ci credete più, ormai il terzo posto è la vostra posizione, oppure credete ancora in un'incredibile rimonta? No, perché no, tanto ci sono ancora 7 partite, sperando che falliscano le altre due davanti, si può arrivare avanti comunque, dai. Ultima domanda, ti chiedo, secondo te fra Baggese e Vittoria chi è più forte, chi vincerà questo campionato? Penso per ora, per quello che ho giocato, il Vittorio. Però vabbè, ancora c'è una partita contro la Baggese da giocare, vedremo lì come andrà avanti. Grazie mille, in bocca al lupo per il finale di stagione.